E salve a tutti leggendari e bentornati su The Legends of Genii. Vi ricordo che se dovesse avere bisogno di qualsiasi tipo di grafica potreste venire tranquillamente nel link in descrizione e andare a seguire, a chiedere qualsiasi cosa a Patrick Schiesaro, ragazzo con cui collaboro, che si occupa delle mie grafiche. Ragazzi, mi raccomando, è veramente, veramente un bravissimo ragazzo e oltretutto è un ottimo professionista. Quindi ragazzi, mi raccomando, per qualsiasi tipo di grafica, di qualsiasi tipo, lui ve la può creare tranquillamente da capo. Cosa facciamo nel video di oggi? Di che cosa andiamo a parlare principalmente? Torniamo qui su Dock and Battle versione global. Vi mostro il mio account, il mio main account appunto, che non utilizzo sempre con me, quindi sullo smartphone, che è quello che ho cominciato appunto con l'anniversario quando abbiamo fatto i video pool, ma è quello che ho iniziato quasi ormai 2 anni fa, quindi ce l'ho su un iPad, quindi non mi è mai andato di fare comunque il change di account con un sistema Android, perché ogni volta andavo a farmare stones, quindi io tutte le volte evitavo di farlo. E va bene, anche perché diciamo che in questo account è più o meno un'istituzione, l'abbiamo creato io e mio fratello, quindi me ne occupo io, ma quando io magari non ci sono, che sto a Milano da Lale, se ne occupa lui e cerca di portarmelo avanti lui in ogni caso. Quindi diciamo che quello che volevo fare era farvi vedere il mio box, quindi i miei personaggi in questo account. Principalmente ci sono, ovviamente, giocando anche a vari giochi, avendo anche altre cose da fare ovviamente nella vita, molto spesso non farmo come dovrei i personaggi. Questo lo facevo molto, diciamo, molto di più prima, una volta quando avevo più tempo, o comunque non d'estate, ma quando c'è un po' più di tempo libero, ad esempio nei periodi universitari di corsi, che paradossalmente c'è più tempo libero. Quindi diciamo che cominciamo, andiamo a settori, vi faccio vedere tutti i super e poi tutti gli extreme. Quindi come primo personaggio vedete, ovviamente farò una carrellata veloce, se no qua non affittiamo più, i bimbi minchia, definiti anche bimbi minchia LR, che mi sono usciti in una batch nella Legendary di Broly a maggio, se non sbaglio. Io cercavo lui e vabbè, insomma, mi esce questo. Poi Vegeta Evolution, che cercai con 800 stone nella sua batch, non lo trovai, e poi alla fine tra anniversario e pre-anniversario ce ne ho 3, quindi ability 3 per Vegeta Evolution, e va benissimo così, è un team che comunque uso, il Pure Saiyan, e va benissimo così. Poi vabbè, Goguerale LR, questo l'avrete tutti, e altri, comunque questi sono gli altri personaggi che possiedo. Vegeta Super Saiyan, che alla fine non ho mai boostato, non ho mai portato al 120, anche per il fatto che comunque Ability Free è un personaggio che totalmente non ho mai utilizzato in realtà. Tapion, che è un buon personaggio. Caulifla, che in realtà poi alla fine ne ho trovate altre 2 copie, quindi anche lei Ability 2, e va benissimo così. Forse ho detto Vegeta Evolution Ability 3, ma in realtà è Ability 2. Piccolo, che è stato un buon personaggio free to play, comunque trasformabile, non male. E Goku Kaioken, questo Super Saiyan Blue Kaioken, che è Ability 3, anche lui un personaggio che in realtà non è fortissimo, lo sappiamo tutti, però vabbè, insomma. Lui, Goku Super Saiyan 3, che è Ability, anche lui Ability 3, è Zato, quindi già fatto con l'Eza, un personaggio che dà un sacco di soddisfazione. Vegeta Super Saiyan 4, portato finalmente ad Ability 1. E la Kaioshin, che questa, ragazzi, è davvero interessantissima al team Realm of God, che è un altro team che mi piace utilizzare. E poi magari un giorno faremo anche un video sui team che utilizzo di più. Poi tutti quei barda che vedete erano quelli che io mi ero preparato per andare a darli al Bardock Super Saiyan 3 Int, che avrei trovato, che non ho mai trovato. Ovviamente tutti i vari Kai e alcuni personaggi che nel tempo andrò a boostare, come ad esempio lei, che è Bulpan, niente di che, niente di eccezionale in realtà, però, e quest'altro che è sicuramente un ottimo personaggio, e quando viene, si porta in formatur, ha il boost alla categoria di Son Family, quindi dei Goku's Family, quindi niente male anche lui. Andiamo per quanto riguarda i tech, sempre super, vediamo Goku Super Saiyan 3 LR, questo è bellissimo perché l'avevo trovato, se non sbaglio, nella batch, nella step up appunto di Dokkan. Goku Super Saiyan 3 sempre tech, Gogeta Ability 1, Tapion non Ability 1, amen, cioè niente, Ability Free. Lui full ability, insomma ne trovavo uno ogni volta che lo cercavo, lo trovai solo a un ticket nella sua baccia ai tempi con Black Rosé, soltanto uno all'ultimo ticket in assoluto, e poi ne trovai addirittura 4 nella batch con Goku Evolution e Freezer Evolution, quindi portato a full ability. Quest'altro Beerus bellissimo, Zato,
fa anche lui dei bei danni, assolutamente. Peccato per la mancanza che mi manchi comunque il virus LR, perché sennò sarebbe una figata pazzesca. E poi, come vedete, tanti altri personaggi che servono più da supporto in questo team Super Tech, più da supporto come questo Gon, che è un ottimo buffer, e altri personaggi che, insomma, niente, niente, assolutamente di che. Però, come vedete, ci sono dei personaggi da dare in ability che io ancora non ho dato. Lui è anche un personaggio che mi piace tantissimo, però vabbè, anche lui non è estremo. Lui, che l'ho trovato, potrebbe essere un ottimo personaggio. Lui è di Fighters, un ottimo personaggio del team Android, che però non ho, non avendo neanche Zell, oltretutto, non avendo neanche G17, ragazzi. È inutile che per il momento me lo porti su, anche perché purtroppo tantissimo tempo non ce l'ho, come ho detto. Team Mint, questo Goku, vabbè, farmabile. Come vedete, il Team Mint, il Super Int, è rimasto abbastanza vecchietto, è rimasto abbastanza vecchietto nel mio account. Abbiamo giusto lui che, se non sbaglio, è ability 1 o ability 2, niente di incredibilmente potente, però comunque sempre meglio di ability 3. Quest'altro Vegeta, che anche lui ha dato alcune soddisfazioni negli Yeza, ovviamente. Gogeta, che è ability 1, quindi vabbè. E basta, ragazzi, come vedete, niente di che neanche qua. Neanche qua siamo pieni di Kai, ovviamente. Questo qui, il Titans famosissimo di Dragon Ball Legends, e basta, è pieno, cioè più che altro il team Super Int è fatto da Kai, niente di nient'altro. Il team STR abbiamo lui, che è un buonissimo, a mio avviso, buffer. È un buonissimo buffer, però non ricordo se questo fosse il premio del torneo. Questo non me lo ricordo, perché c'è stato un torneo che mi sono chiuso a cannone, dove c'era lui, un Gohan e un Bojack, quello giallo, ma non mi ricordo se fosse proprio lui. Poi quest'altro, che in realtà lo trovai addirittura, mi pare, ability 1 nella batch di Vegeta Evolution, insieme appunto a Jiren, ma che non ho mai portato a 120, proprio per rabbia di quella batch, non l'ho mai portato. Goku Super Saiyan 4, ability 2, se non sbaglio, anche lui un personaggio davvero davvero interessante. Pan, che non ho mai portato LR. Questa, essendo, non essendo a casa, quando c'è stato tutto il coso, mi è dispiaciuto non portarla LR per il momento. Comunque lo farò sicuramente. Rageta, che rimane tuttora un grandissimo personaggio, ce l'ho ability 2, se non sbaglio, e fa davvero i buchi, ragazzi. Fa davvero i buchi con i critici che spara. Anche lui, ability 3, non è assolutamente malaccio. È un personaggio davvero davvero buono, che a mio avviso è staple insieme a Goku Ultra Istinto nel suo Realm of God. Lui, ragazzi, che vabbè, tutti ce l'abbiamo ormai, ci ho messo un sacco io per farmelo, ma è veramente un free to play davvero bestiale. Gogeta e Zato, alla fine, non mi pare che non sia neanche ability 1, è ability 3, però è un personaggio con l'Eza davvero davvero interessante, secondo molti, se non secondo tutti, più forte dell'Int a pari ability. Toppo che, se non sbaglio, è l'unico toppo che io abbia lasciato lì a marcire totalmente. Lasciato lì a marcire totalmente. E come vedete, tanti altri personaggi. E come al solito, lui che potrebbe essere carino, ma stica, cioè, non vabbè. E altri personaggi, come vedete, stanno lì a marcire malissimo, anche per mancanza, diciamo, di utilità di molti di questi personaggi. E quindi questo è l'STR. Il Fi abbiamo lui, che ancora non ho portato LR, sempre per il solito motivo del tempo. Peccatissimo, perché io in quella batch trovai un altro personaggio LR, che lo vedremo a breve, Bardak e i Bimbi Minchia. Ma Bardak, diciamo, è poco utilizzabile, soprattutto per la mancanza di Goku Super Saiyan 4 LR, che a quel punto avrei potuto utilizzarlo, ma niente di che. Lui, che è un personaggio particolarmente interessante, tutti gli alleati, attacco e difesa più 25% e chi più 2, quindi un ottimo buffer, a mio avviso. E poi, come vedete, anche per quanto riguarda il team Fi, niente di eccezionale, se non questo Gotenks Fi Super Saiyan 3, anche lui trovato veramente allo stremo proprio delle mie forze, full ability più un'altra copia. Incredibile, oddio, ho portato Goku. Più un'altra copia che mi tengo eventualmente per il Battlefield, ma ancora non l'ho potenziato. Anche lui, davvero un ottimo personaggio, peccato averlo ability free. Quindi, come vedete, è molto altalenante il mio account. Ci sono alcune ability free, ci sono alcuni full ability, ma insomma, tutto il resto, poi, come al solito, come vedete, sono tutti Kai e altri personaggi che non hanno un ruolo estremamente importante all'interno di determinati team, o ability di personaggi secondari che non mi va attualmente di fare. Passiamo agli Extreme AGL, anche lui un personaggio che trovo nei ticket Majin Vegeta LR, che ha perso tantissimo smalto nel tempo ed è davvero un peccato, ma è sempre bello avere comunque delle LR che, come vedete, non sono LR. Bojack full ability,
ringrazio sempre il forum di Doccan Italia, che un ragazzo mi aveva consigliato appunto di prendere lui come aiuto di Bojack LR, che vedremo a breve, e quindi me lo sono portato sull'ability quando ai tempi si poteva scegliere. Anche lui molto molto interessante, soprattutto d'aiuto, Devilman, molto raro da trovare, non tutti ce l'hanno, mi ha aiutato tantissimo lui se gli va a segno se gli va a segno la passiva, quindi l'ultra rara possibilità di andare a eliminare totalmente l'avversario, che mi è servito tantissimo nell'Eza di Goku Super Saiyan 3, quando ancora non era uscita la Batch di Freezer Evolution, che poi mi ha permesso di disintegrarlo. Ottimo davvero come personaggio se si hanno difficoltà a determinate cose. Super C17, Full Ability, Extreme AGL, quindi un booster per loro, per categoria AGL, ma ormai pure lui niente di incredibile. Black, ragazzi, è stato il primo personaggio trovato veramente interessante nella batch sua e di Vegeta Fi Super Saiyan Blue, che quando iniziai appunto il gioco mai più trovato, quindi praticamente ability free anche lui. Poi, come vedete, tanti altri personaggi, niente di che. Come vedete, è anche abbastanza scarso il mio, scarno il mio Extreme AGL. Per quanto riguarda Extreme Tech, ragazzi, lui bellissimo. Trovato appunto nei ticket, questi qua dell'anniversario, bellissimo, inutile dire nient'altro. E Freezer Evolution Ability 1, ne trovai ben due, quindi felicissimo. Anche lui, Cell, se non sbaglio, è Ability 2 o Ability 3. Con l'Eza fatto, ma devo portarlo a 15. Mai più utilizzato, però va benissimo così. Anche lui, Ability 2, mi pare. Broly Super Saiyan 3, un buon personaggio. Quando fa danni, li fa. Però a difendere è veramente, veramente pessimo. Lui mi è sempre piaciuto, mi ha sempre dato sicurezza. Riesce appunto con la passiva a tagliare i danni del 70%, col 50% di salute in su, ovviamente. Davvero, davvero molto interessante. Andiamo con l'Int. Abbiamo appunto lui che deve diventare appunto una LR, che non l'ho mai portato neanche lui LR. Poi abbiamo questo qui che in teoria può diventare full ability, non l'ho ancora fatto diventare full ability, ne ho lui che può diventare full ability più altre due copie. Golden Freezer mi serviva tantissimo come leader dei Resurrected Warriors e ability free, peccato, davvero peccato. E poi abbiamo signor Bojack LR ability 1, trovato uno appunto con la badge quella di Broly della LR. E va bene così, insomma. E poi, come vedete, nient'altro di molto molto interessante. Lui, Ability 2. Davvero interessante come personaggio, anche lui free to play. Davvero, a mio avviso, la contro, diciamo, in contrapposizione di Vegeta free to play Super Saiyan Blue. Come vedete, altri tre cooler. Giusto perché quello era full ability e me ne servivano altre tre. Sempre batch dei tornei. STR Extreme. Broly LR, trovato sempre nella Batch Step Up, appunto, in un primo giro lui, nel secondo giro Goku Super Saiyan 3. Ottimo, fondamentale a mio avviso, se non si ha quell'altro Broly non LR per i tornei, davvero molto interessante. Farmato alla fine anche lui, ci ho messo una vita e va benissimo così. Black Rosé, questo qui, STR che cercavo tantissimo, alla fine mi uscì non nel Dual con Vegeta, ma mi uscì nel Dual di Goku Evo e Freezer Evo, anche in questo caso. Janemba, vabbè, me ne uscì una singola copia, poi mi pare un'altra o un'altra due. Questa copia mi uscì ai tempi del Dual con Gogeta Int. E poi, come vedete, niente di più, nient'altro come personaggi. Andiamo a vedere l'ultimo, il Fi Extreme. Andiamo a trovare un Frieza Full Power, appunto come esattamente come Legends, che però non ho ability free, non l'ho mai ezzato in realtà. E questo è una nota dolente per quanto riguarda il mio team Extreme Fi. L'unico da accentuare è proprio Broly, che è bellissimo, 650 soldi per trovarne uno solo, quindi depressione totale, e lui Ability 2. Omega Sharon Ability 2 tuttora continua a essere un personaggio davvero davvero bellissimo. Quindi ragazzi, questo è diciamo il mio main account per quanto riguarda il roster dei miei personaggi e non so, date un giudizio, io penso che non sia più alto di un 7 o anche di un 6 e mezzo. Ci vediamo ai prossimi video, ragazzi, e grazie per la visione. Ciao!